Il vero libro della sublime virtù del cavo e del vuoto, il simbolo del cielo. Il maestro Lietzu viveva nella palude di Puitien, nel regno di Cheng, e in 40 anni nessuno l'aveva conosciuto. Il principe, i ministri e i dignitari vedevano in lui uno del popolo. Quando nel regno scoppiò una carestia, egli si accinse ad andarsene a Wei. I discepoli dissero: «O maestro, te ne vai senza fissare la data del ritorno. Noi discepoli osiamo rivolgerti una preghiera. Che ti sforzavi di insegnarci? Non hai ascoltato le parole di Uzu Zulin?» «Uzu mi parlava forse?» replicò ridendo Lietzu. «Però, una volta che discorreva con Po Yun, Miu Yen, io, che stavo al suo fianco, lo intesi dire qualcosa che mi proverò a riferirvi. Disse: quel che governa la vita non vive, quel che governa le trasformazioni non si trasforma, quel che non vive può far vivere ciò che vive. Quel che non si trasforma può far trasformare ciò che si trasforma. Ciò che vive non può vivere, ciò che si trasforma non può trasformarsi. Di qui l'eterno vivere e l'eterno trasformarsi. Eterno vivere ed eterno trasformarsi significa vivere sempre e sempre trasformarsi, al pari dello yin e dello yang, al pari delle quattro stagioni. Quel che non vive è immobile, solitario. Quel che non si trasforma va e viene. Le successioni di quel che va e viene sono interminabili. Le vie di quel che è immobile e solitario sono inesauribili. Nel libro di Wang è detto: lo spirito della valle non muore, è la misteriosa femmina. La porta della misteriosa femmina è la scaturigine del cielo e della terra, perennemente ininterrotto, come se esistesse, viene usato ma non si stanca. Perciò quel che fa vivere le creature non vive, quel che fa trasformare le creature non si trasforma. Vita e trasformazione, forma e colore, sapienza e forza, flusso e riflusso sono spontanei. Chiamare quella vita e trasformazione, forma e colore, sapienza e forza, flusso e riflusso è errato. Thank you.
Doppio panico metamorfosi è la seconda parte progettuale di un progetto avviato nel 2009, Doppio panico, l'arte di vivere. 30 artisti presentati oggi con un intervento pittorico ed è la prima parte di questa mostra, la prima lettura, diciamo, entrando verso e andando verso l'abside, dove ogni artista è riintervenuto sulla metamorfosi del proprio volto, ulteriormente deformata e trasportata su di un foglio bianco, fotograficamente. I volti trasfigurati, riconsegnati agli artisti per una riappropriazione del loro sé, non sono altro che l'immagine fotografica dei gusci che componevano l'opera Size Specific allestita nell'abside dell'oratorio 2 anni fa, autosacramentale primo. Uno scatto fotografico che restituisce un pieno là dove esiste un vuoto. Su questo concetto si è sviluppato tutta la mostra, tutto il progetto, che prosegue poi con un'opera distribuita sul piano orizzontale, che è convesso autosacramentale secondo o opera al bianco, e che restituisce il vuoto dei calchi dei gusci, trasfigurati e metamorfizzati, attraverso delle gomme siliconiche. Alle pareti un'altra opera, convesso autosacramentale terzo, ed è una Nigredo, un'opera al nero, un altro gioco di specchi e di rimandi attuato attraverso la maschera gommosa dei volti metamorfizzati, un ulteriore calco e un'ulteriore trasposizione, questa volta su un materiale duro, come la terra, come l'argilla, trattata ad ingobbio nero, e qui abbiamo l'intervento del fuoco. Il tutto montato su dei cerchi ferrosi, così come di ferro, sono gli appoggi delle maschere molli. Nell'abside, che nel doppio panico l'arte di vivere ospitava il doppio triangolo androgeno di autosacramentale primo, cioè i gusci, i calchi, l'impronta dei volti degli artisti coinvolti in questo progetto, oggi ritroviamo una dissimilazione d'affezione, è il concetto del tre, della famiglia, dell'uno che si trasfigura nel due con un'unione, dove poi il due ritorna all'uno per trasfigurarsi nuovamente nel tre. Dissimilazioni d'affezione. Dissimilare per meglio assimilare, in consonanza. Dissomiglianze di specularità per un noi stessi moltiplicati. Operazione diacronica di sentimento. È nella vicinanza e nella conoscenza reciproca che ci si modifica e ci si differenzia. Mutamento peregrino che per affetto o effetto si dissimiglia da noi. Alterazione fenomenica sentimentale. Ci si ama profondamente e da due corpi si diviene un'anima sola, il due che si trasmuta nell'uno, operazione binata multipla. Poi, il frutto tangibile di un amore che sboccia, si moltiplica miracolosamente, magicamente, per ritornare dall'uno al tre. Augusto e Andrea, profondamente simili e al contempo dissimili. Andrea consonantica noi, io regressiva me, Augusto progressivamente in distinzione.
Il maestro Lietzu disse: anticamente gli uomini santi vedevano nello yin e nello yang i regolatori del cielo e della terra. Se ciò che ha forma prende vita da quel che non ha forma, da dove hanno preso vita il cielo e la terra? Io dico: vi fu il grande indistinto, il grande primordio, il grande inizio, la grande semplicità. Il grande indistinto si ebbe quando ancora non era apparso il Ci. Il grande primordio fu il cominciamento del Ci. Il grande inizio fu il cominciamento delle forme. La grande semplicità fu il cominciamento delle qualità naturali. Il Ci, le forme e le qualità naturali erano riunite e non ancora separate. Di qui il nome di caos. Caos significa che le creature sono commiste e indifferenziate, non ancora divise l'una dall'altra. A guardarlo non lo vedi, ad ascoltarlo non l'odi, ad afferrarlo non lo prendi, perciò si chiama indistinto. Nell'indistinto si evolse e divenne l'uno. L'uno si evolse e divenne il sette. Il sette si evolse e divenne il nove. L'evoluzione in nove è finale, poiché evolvendosi ancora diviene l'uno. L'uno fu l'inizio dell'evoluzione delle forme.
In alto ciò che è puro e leggero formò il cielo. In basso ciò che è impuro e pesante formò la terra. In mezzo il ci armonioso formò l'uomo. Perciò il cielo e la terra contengono l'essenza e le 10.000 creature vengono alla vita per trasformazione. Il maestro Lietzu disse: il cielo e la terra non compiono tutte le opere. L'uomo santo non ha tutte le capacità. Le creature non hanno tutte le utilità. Al cielo compete di dar vita e di ricoprire, alla terra di dare la forma e di sostenere.
al santo, di ammaestrare e incivilire, alle creature di fare ciò che loro s'addice. Il cielo, quindi, ha in difetto, la terra ha in eccesso. Il santo ha dei limiti, le creature hanno delle relazioni. Perché? Quello che dà la vita e ricopre non può dar forma e sostiene, non può ammaestrare e incivilire. Quello che ammaestra e incivilisce non può andar contro ciò che a lor s'addice. Quelle per cui è stabilito ciò che a lor s'addice non possono esorbitare dalla loro condizione. Per questo la via del cielo e della terra, se non è yin, è yang. L'ammaestramento del santo, se non è carità, è giustizia. Ciò che s'addice alle creature, se non è molle, è duro. Tutti costoro si conformano a ciò che a lor s'addice e non possono esorbitare dalla loro condizione. Perciò, se c'è la vita, c'è chi dà la vita alla vita. Se c'è la forma, c'è chi dà la forma alla forma. Se c'è il suono, c'è chi dà suono al suono. Se c'è il colore, c'è chi dà colore al colore. Se c'è il sapore, c'è chi dà sapore al sapore. La vita, a cui è stata data vita, è mortale, ma quello che dà vita alla vita non ha mai fine. La forma, a cui è stata data forma, è sostanziale, ma quello che dà forma alla forma non ha mai avuto esistenza. Il suono, a cui è stato dato suono, è udibile, ma quello che dà suono al suono non si è mai manifestato. Il colore a cui è stato dato colore è appariscente, ma quello che dà colore al colore non si è mai reso evidente. Il sapore a cui è stato dato sapore è saporito, ma quello che dà sapore al sapore non si è mai rivelato. Tutte queste cose attengono al non agire. Esso può essere yin e yang, molle e duro, corto e lungo, rotondo e quadrato, vita e morte, caldo e freddo, leggero e pesante, la nota kung e la nota shang, apparente e inapparente, nero e giallo, dolce e amaro, fetido e olezzante. Non ha sapienza né capacità, ma non v'è alcunché che non conosca e di cui non sia capace. Thank you.
Metamorfosi vive dentro le sue realizzazioni. Qui l'occhio esiste davvero allo stato selvaggio. La verità, infatti, non può essere vista in nessun altro modo e non c'è alcun altro modo di interpretare la realtà. Non c'è altro compito per l'artista. È esattamente quello indicato dallo stesso Breton: innalzare la scala della visione. Nient'altro che questo. Perché è solo così che si indica una possibilità diversa di vivere e di interpretare sia la realtà che la vita. Metamorfosi fa proprio questo, innalza la scala della visione, indica altre e nuove possibilità, consegnando al tempo delle dissimulazioni di artisti. Marisa Zattini è una donna, inoltre. Potrà sembrare banale dirlo, ma costituisce invece un fondamento, soprattutto per un uomo, perché la donna avvicina all'enigma sempre, perché è un enigma sempre. E quando non diventa più un enigma, perché lo esprime, come fa Marisa con questo progetto di metamorfosi, non significa solo che non è più un enigma, ma soprattutto che ci distrae per sempre dall'enigma. In metamorfosi è in ballo il ruolo etico, sociale e politico dell'artista. L'arte è il fare artistico come messaggio, l'impegno civile, politico e sociale dell'arte e dell'artista. Al centro dell'opera e dell'attenzione di ogni artista ci dovrebbero infatti essere l'uomo e le sue libertà individuali, come è di fatto in questo progetto. L'essere è posto in relazione con l'ambiente e il concetto di spazio-tempo e si esprime tramite una sorta di loro mediazione linguistica e semantica. Lo spazio e il tempo hanno costituito negli anni passati una vera e propria spinta rivoluzionaria, una ventata di novità e di freschezza da immettere nel mondo dell'arte che ha permesso una completa libertà dalle leggi tradizionali. L'arte si è così potuta dimenticare dei corretti rapporti di proporzione e di prospettiva, della legge di gravità, e lasciare che le immagini si sospendessero in uno spazio e in un tempo alla fine destrutturati.
Thank you.
ricevuti, perché la vita è là dove si vive, con sé e con gli altri, con presenza di vivi e morti, di realtà e sogno, continente e isola, felice equilibrio di cose perdute e trovate, dappertutto le stesse onde, lo stesso cielo, lo stesso mare, come là, nella stessa città, perduta, in fondo al mare, coperta d'alghe di conchiglie, lucenti, come frutto di vetro colorato.